La chiamano innata, infantile. La paura del buio si insidia in noi con prepotenza fin dalla tenera età, crescendo a dismisura fino a sovrastare ogni altra emozione. Ma che cos'è realmente la paura del buio? Immaginate una stanza, magari la vostra, luce solare che penetra dalla finestra, che dalle altre finestre riflette il corridoio e lo illumina per voi. Il cinguettio degli uccelli all'esterno, il rumore delle macchine che passano, il tosaerba di un vicino. È la vostra stanza, non c'è nulla di cui aver paura. Ora, immaginate la stessa identica stanza, ma completamente buia, senza alcuna luce, nemmeno flebile, nemmeno quella della luna, avvolta nel silenzio più totale. L'unica certezza che avete in questo momento è che da quella porta chiusa nulla può entrare e uscire senza provocare il minimo rumore che può mettervi in allerta. Ma perché pensate che qualcuno o qualcosa debba entrare in camera vostra nella più completa oscurità? È semplicemente una paranoia dettata dalla mancanza di luce? Dal silenzio delle tenebre? È possibile. Ma è proprio questa paranoia a scatenare lentamente il terrore più puro. E se non entrasse nessuno perché è già qui in camera vostra? Se fosse entrato mentre eravate distratti e si fosse nascosto per il puro e sadico piacere di guardarvi tremare di paura durante la notte? Scrutate in ogni angolo, attendendo che i vostri occhi si abituino all'oscurità. Qualsiasi cosa dovesse essere lì, la potrete quindi scoprire. E se la luce del sole lo nascondesse, proprio come il buio nasconde con la sua oscurità gli oggetti a noi? Se le creature delle tenebre usassero la luce del sole per muoversi indisturbate, nascondendosi nel vostro armadio o sotto il vostro letto attendendo la notte? Alcuni adulti hanno dimenticato questo antico ed ignoto terrore della notte, proprio come hanno dimenticato queste domande paranoiche che vi sarete fatti innumerevoli volte. Alcuni adulti invece non dimenticano. Mai. Si ricordano che da bambini sentivano quel rumore nel loro armadio, quel grattare che rimbombava nella notte. Si ricordano di quegli occhi inumani e maligni che si accendevano nel buio. Ma bastava un solo grido a richiamare il loro eroe indistruttibile ed indomito, papà. Con il potere dell'interruttore, il papà scioglieva le tenebre e tutto ciò che celavano. Quei bambini si sentivano così al sicuro da tutto e potevano accoccolarsi sul cuscino senza paura. Ma ora quei bambini sono cresciuti, abitano da soli e loro questo lo sanno. L'interruttore è così lontano e non c'è più il loro papà eroe a correre per premerlo. E loro lo sanno. Le creature con quegli occhi inumani e maligni, loro lo sanno.